Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Calcio, ovviamente, come sempre. Champions League, si sta giocando. Inter-Barcellona, siamo negli ultimi 3-4 minuti ormai, più recupero. Un Inter che oggi mi ha veramente sorpreso, perché ha giocato veramente, veramente da squadra. Uniti, senza mai mollare, e finalmente Inzaghi non fa cambi troppo insensati. Non ha messo subito giocatori difensivi per addormentare la partita, anzi Lautaro. Tiro fuori area, fuori gioco. Comunque, niente, l'Inter ha fatto veramente un grandissimo primo tempo, innanzitutto, dove è stato in crescita, certo, come sempre chiuso, soprattutto dopo l'1-0 pronti prima, sapendo anche che il Barcellona giocava tanto in profondità, di difesa molto bassa, Di Marco e Damiano molto chiusi, quindi hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Di Marco, senza dubbio, il migliore in campo, ha fatto veramente una grande partita. Tutti i palloni dei difensori centrali arrivavano a lui, che poi la metteva al centro. Comunque, ha corso parecchio, hanno corso tutti parecchio, infatti. Ci sono stati, attenzione, Barcellona, però non è allontanato. Comunque dicevo, ci sono stati l'infortunio di Darmian, comunque aveva i crampi, non è proprio un infortunio, ma comunque era molto stanco. Anche Di Marco era molto stanco e De Vrij aveva proprio un problema per un infortunio che ha avuto in uno scontro. Ci sono andato 8 minuti di recupero, quindi niente, ci teniamo compagnia se non farò un taglio, perché 8 minuti sono veramente tanti. Poi se dobbiamo andare a vedere i singoli episodi abbiamo. Più o meno al ventesimo del primo tempo è successo che c'è stato un possibile calcio di rigore per l'Inter, che poi non è stato dato per un fuorigioco che sembrava non ci fosse. Comunque, alla fine in realtà c'era il fuorigioco, attenzione, però possibile calcio di rigore per il Barcellona al minuto 91. Faccio sentire. Possibile mano di Dumfries nell'area dell'Inter. Possibile calcio di rigore per il Barcellona. Sembra mano. Comunque dicevo, al ventesimo appunto è stato annullato per fuorigioco, cioè è un rigore che c'era, era un fallo di mano che c'era. Niente, non c'è calcio di rigore. Niente calcio di rigore per il Barcellona, anche se sembrava da questa inquadratura. Fallo di mano di Dumfries. L'Inter che nel secondo tempo ovviamente sta soffrendo di più, come è giusto che sia, nel senso che il Barcellona ovviamente spinge di più, perché nei minuti finali è ovvio che sia alla ricerca del gol del pareggio. È stata una partita molto combattuta fisicamente, nonostante non è che ci siano stati tanti tiri, però poi se dobbiamo commentare il gol dell'Inter è stato spettacolare. Azione come sempre in contropiede, come oggi ha giocato l'Inter, in contropiede, lanci lunghi, pallone che alla fine arriva Di Marco, dopo che lui aveva fatto una grande sventagliata per Darmian. Pallone che arriva a Di Marco da fuori area, l'appoggia per Calhanoglu, tiro, una rasoiata, incrocia verso alla destra di Ter Stegen, angolino basso, gol. Perfetto, al 45esimo più uno di recupero. Quindi l'Inter ha fatto soprattutto un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo, come ho già detto, ci sta essere calati, perché l'Inter ha corso tanto, il Barcellona invece ha tenuto più il possesso del pallone. Nel primo tempo il Barcellona ha fatto troppo poco, troppi pochi tiri, invece sta spingendo un po' di più nel secondo tempo. Lewandowski, devo dire, non ha toccato un pallone. De Vrij veramente ha fatto una signora partita. Finalmente è tornato a fare una signora partita. E poi, quando è uscito De Vrij, comunque Acerbi si sta comportando abbastanza bene. Poi andiamo ad analizzare un'altra situazione dubbia. Dubbia. Il Barcellona aveva pareggiato. Poi c'era stata una mano che non aveva visto nessuno, proprio nessuno, di Ansu Fati, proprio la presa di mano clamorosa. E poi è arrivato tra i piedi di Gavi, fra l'altro il migliore del Barcellona, che l'ha buttata in porta a porta vuota, ma gol annullato. Quindi si è rimasti solo 1-0. Barcellona che continua a spingere, l'Inter comunque per ora si sta difendendo abbastanza bene e allontana Barella. Ousmane Dembélé oggi è stato abbastanza pericoloso, però alla fine è stato arginato, nonostante la sua velocità, e ha messo anche su in mezzo qualche buon pallone. Manca un minuto alla fine di questa partita, alla fine del recupero, 8 minuti di recupero, veramente un'infinità. Vedremo se poi darà un supplemento. Vedremo. Altro pallone al centro, Onana esce sicuro. Quello che mi piace di questo portiere, di Onana, nelle uscite è sempre sicuro, sempre attento e niente, veramente da molta sicurezza, sicuramente meglio di Handanovic. Quindi Onana sicuramente oggi promosso. Come tutta la difesa dell'Inter. La difesa dell'Inter ha fatto veramente un partitone, tutte e tre. E Acerbi ha fatto il suo lavoro, da neo entrato. Mancano ormai proprio 8 secondi, spiccioli, alla fine della partita. Però l'arbitro lascia giocare. Siamo adesso, scocca l'ottavo minuto di recupero. Lascia giocare l'arbitro. E finisce così. L'Inter batte 1-0 il Barcellona, meritatamente. Barcellona che spinge, ma non trova il gol. Cambi di Inzaghi
non ha fatto cavolate, è il minimo, va benissimo così. Inter che in difesa regge gli attacchi del Barcellona. Napoli che invece schiaccia, proprio schiaccia l'Ajax per 6-1. 6-1. Dopo che l'Ajax si era portato in vantaggio, il Napoli l'ha completamente ribaltata e poi ha asfaltato l'Ajax in una maniera incredibile. Ajax che è rimasto in 10 dal 73esimo, ma la partita era già sul 5-1. Napoli che è veramente inizio di campionato veramente, veramente ottimo, soprattutto in Champions League. Tre partite, tre vittorie, facendo 13 gol fatti, 13 gol in tre partite ha fatto, e ne ha subiti due contro Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers. Non so più cosa dire. Comunque ha segnato per l'Ajax Kudus e poi per il Napoli Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, Raspadori ancora, Kvaratskhelia e Simeone. Spaventoso il Napoli, spaventoso.